Ricordo minuto e punteggio, siamo al decimo minuto del primo tempo, il risultato è ancora di 0-0. Il Milan fa la partita, ha avuto due occasioni, una a lato di poco e una respinta in angolo da Pignagnoli. Bel tiro di Salvatore Rinaldi e devia in angolo Pignagnoli. Occasionissima per il Milan, super parata di Pignagnoli e poi la difesa libera. Siamo al minuto 18 e il risultato è ancora di 0-0. Gol del Milan con la numero 21, Giorgia Spinelli. Siamo al minuto 29. Super occasione per il Milan su errore della difesa bianconera, ma il numero 6 Carlini in scivolata fa un super salvataggio e manda in angolo. L'arbitro fischia la fine del primo tempo, risultato 1-0 per il Milan. Gol al 29esimo minuto di Giorgia Spinelli con il numero 21. È in vantaggio il Milan per 1-0, che ha trovato il gol al 29esimo del primo tempo con Giorgia Spinelli. E nel primo tempo il Milan ha gestito bene palla, ha avuto il pallino del gioco in mano, creando tante occasioni. Le ragazze bianconere si sono difese bene, la Pignagnoli, che tornava dopo il periodo della gravidanza, ha risposto presente in diverse occasioni, mandando in angolo e anche sopra la traversa dei tiri molto insidiosi. E speriamo nel secondo tempo di vedere un Cesena ancora combattivo in difesa ma anche in attacco. E niente, buona visione a tutti. Annullato per fuorigioco. Altra super parata di Pignagnoli. Gol del Milan al 71esimo minuto con il numero 9 Giacinti. L'arbitro fischia la fine della partita, il Milan vince 2-0, un gol per tempo, nel primo tempo al 29esimo Spinelli e al 71esimo Giacinti. Un saluto a tutti, ci vediamo alla prossima partita e sempre forza Cesena!